Sono Giuseppe Pidello, coordinatore dell'Ecomuseo Vallello e Serra. Ci troviamo al Mulino di Soldevolo, che è la sede dell'Associazione per l'Ecomuseo Vallello e Serra e della Cooperativa del Mulino. Queste due realtà portano avanti da 20 anni il progetto Ecomuseo e questo spazio in fase di recupero diventerà un po' il cuore del progetto. Questa grande sala che vedete sarà utilizzata non solo dalle due realtà, ma anche a disposizione del Comune di Soldevolo, delle associazioni, della Vallello. È uno spazio comune, è uno spazio pubblico, ha un uso pubblico, quindi sarà anche un bene comune e sarà sede anche della Scuola Senza Pareti, un progetto che riguarda tutta la Valle Elbo e la Serra, basato sulle competenze dell'abitare. Un progetto dove si impara di nuovo a coltivare, ad allevare, a recuperare e anche a trasformare i prodotti di questo territorio e delle sue filiere peculiari. Il contributo del bando Spazio alla Comunità consentirà la realizzazione di un servizio igienico per il pubblico e anche la sistemazione del vano scala. Questo renderà potenzialmente utilizzabile tutto l'edificio. Anche questo grande spazio, la sala macine, sarà aperta al pubblico, così come la grande sala al di sopra della sala macine, e tutto sarà reso autonomo da un impianto idroelettrico che sfrutta la forza motrice della vecchia loggia luminaria di Soldevolo, che in passato faceva muovere le macine del mondo.